Allora, non è che io sono un mitomane e che devo fare 2000 video stanotte, però c'è stato un mezzo scoop. Cioè, in pratica, il mio ruolo, essendo il proprietario del canale YouTube, del blog, intitolato a mio nome, è quello di controllare anche quello che fanno gli altri. Tant'è che ebbi anche uno scontro con Bervice che mi bloccò perché gli altri del mio blog andavano lì e col mio account scrivevano le cose, no? Allora, qual è il problema? Io devo controllare quello che scrivono. E sono andato a vedere quelle che ha lasciato Matteo Zucchi, che l'avevo visto qui al computer. E praticamente lui aveva scritto un commento in risposta al video messaggio a YouTube del Serafino Massoni di Omani Marco, di il Mani Marco bis, no? Scusate, sto un po' agitato. Allora, scrive Matteo Zucchi: complimenti Mani Marco per la sua attivazione. Professore, è un piacere di sentirti. Sopra a questo commento ci sta un commento che dice: a nome Serafino Massoni, che dice: maestro, allora sta bene, vedrà che si mette a posto questa faccenda. PS, maestro, solo lei può chiedere a YouTube informazioni sul suo canale. Esiste la privacy e non credo faranno un'eccezione. L'account era Serafino e Serafino Massoni. Quindi io ho pensato: vabbè, questo è un tipo che si è voluto attivare, si è voluto fare un account pro Serafino Massoni su YouTube per dare forza a questa nostra voce di rivolere Serafino Massoni. E sono andato a cliccare su questo account e cosa mi appare? Questo account è stato chiuso. E allora mi viene in mente: Serafino Massoni, c'aveva l'account scritto Serafino Massoni tutto in piccolo? Perché se ce l'aveva scritto così, che io non me lo ricordo, perché ho dei problemi di memoria che non stiamo qui a spiegare, se ce l'aveva scritto così, questo è l'hacker, o chi per lui, che sta facendo pure il fico. Non so se mi sono spiegato. Andate a vedere quel video di cui vi ho parlato all'inizio di questo video. Tante cose.